Possiamo cominciare? Sì, credo di sì. Sì. Vediamo se possiamo cominciare. Possiamo cominciare? Allora, Presidente, può venire a porgere il saluto perché tutti con grande ansia aspettano questo suo intervento. Grazie. Autorità, gentili ospiti, colleghi, io sono davvero felice di presentare con voi questa splendida iniziativa dell'EBRI, European Brain Research Institute, e del Senato della Repubblica. Iniziativa che è nata allo scopo di portare la storia, la vita, la personalità di Rita Levi-Montalcini alle generazioni più giovani attraverso questo splendido fumetto che appunto oggi viene presentato. E io penso che in questo modo le ragazze e i ragazzi, con questo modo di trasmissione più immediato, più a loro vicino, potranno conoscere una piccola grande donna la cui immagine e personalità ha impresso un segno indelebile nei campi della cultura, della ricerca, della scienza, dell'impegno politico e sociale. Io ho un bel ricordo, Rita Levi-Montalcini affascinava per l'eleganza, incantava per l'intelligenza, la tenacia, lo slancio vitale che esprimeva verso il futuro, a dispetto dell'età. Un'intelligenza vivissima e sempre creativa, pronta a coinvolgere anche le persone. Laureata in medicina e chirurgia a Torino nel 1936, come scoprirete poi leggendo le pagine che sono in questo libretto, ha dovuto affrontare gravi difficoltà alle quali seppe rispondere sempre con coraggio, capacità di resistenza. Fu vittima delle leggi razziali, per meglio dire razziste, delle leggi del fascismo, che le vietarono ogni prospettiva di ricerca, costringendola dapprima a recarsi in Belgio, poi a rientrare in Italia arraggiandosi in un laboratorio attrezzato nella sua camera da letto. E lei, dotata di quello spiccato senso dell'ironia che contraddistingue solo le persone particolarmente intelligenti, ha sostenuto, sono sue parole, paradossalmente dovrei dire grazie a Hitler e a Mussolini, che dichiarandomi di razza inferiore mi preclusero le distrazioni, la vita università, la gioventù, e mi condannarono a chiudermi in una stanzetta dove non potevo fare altro che studiare. E lasciatemi qui invece, al di fuori di questa ironia, fare una considerazione di carattere generale. Di quanta intelligenza, di quanta forza, di quante potenzialità l'Italia si è privata con quelle leggi vergognose che hanno condannato prima all'esilio, poi alla prigionia e poi alla morte una parte della sua popolazione, è qualcosa su cui dobbiamo fermarci a riflettere in questa occasione. Rita Levi-Montalcini aveva 30 anni e un obiettivo dal quale non l'avrebbero distolta neanche i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Voleva capire come si formano le fibre nervose, quali fattori che regolano la crescita del sistema nervoso. E in quella stanza, china sul microscopio, a studiare i neuroni di embrioni di pollo, avrebbe compiuto esperimenti decisivi per la scoperta che poi le sarebbe valsa il premio Nobel. Si trasferì successivamente negli Stati Uniti, continuando la sua attività di ricercatrice. E il suo grande e costante impegno è stato quello di trasmettere il suo sapere ai giovani, di formare una nuova generazione di scienziati, lottando contro nepotismi,
pressioni politiche, consorterie. La vita, soleva ripetere, ha un valore se non concentriamo l'attenzione soltanto su noi stessi, ma anche sul mondo che ci circonda. E la sua figura illustre ha sempre costituito un'alta testimonianza delle conquiste del genio italiano nel mondo e un monito a continuare a investire energie e fondi nella ricerca scientifica, in particolare in quella direttamente rivolta a comprendere i meccanismi di funzionamento del nostro corpo, della nostra mente e a combattere le malattie più gravi. Nel settembre 2001 fu nominata senatrice a vita dal presidente Carlo Azeglio Ciampi per altissimi meriti in campo scientifico e sociale e il Senato italiano ha in questo, io ritengo, un primato assoluto al mondo. Il Senato, nella storia del Senato sono ben 6 i premi Nobel che sono diventati senatori a vita. E dietro l'apparente fragilità di Rita Levi Montalcini si nascondeva un uragano di idee, di stimoli a fare, a sapere, a conoscere, e la sua eredità sopravviverà al tempo che passa. Lei non ha mai temuto la morte, appunto diceva che quando muore il corpo rimane quello che hai lasciato, e lei ci ha lasciato veramente tanto. Come scrisse Primo Levi nel 1986, all'indomani del conferimento del premio Nobel, in Rita Levi Montalcini convivevano una volontà indomita e un piglio principesco, accanto a quella rara combinazione di pazienza ed impazienza che è propria dei grandi innovatori. Tutte qualità necessarie ad infrangere le barriere dell'ignoto, ad avvicinare l'umanità alla meta più evanescente e gelosa, quella della mente umana che comprende se stessa. Tocca ai più giovani raccogliere il suo esempio e portare avanti le proprie ambizioni con la stessa sua passione, con la sua stessa tenace e speriamo anche con questo contributo. Grazie a tutti. Grazie a tutti voi, grazie al Presidente Grasso, perché ha sposato la causa di Rita Levi Montalcini con un tale affetto che fa veramente commuovere da anni. E ringrazio anche il Senatore Lucio Romano, grazie a te, grazie ad altri colleghi di questo consesso così importante. Noi veniamo a ricordare e onorare la figura di Rita Levi Montalcini. Rita Levi Montalcini, come ha detto il Presidente, era una donna straordinaria, una donna che affascinava. Noi che abbiamo avuto il privilegio, e io faccio riferimento ad Antonino Cattaneo, alla Pina Moliterno, a Piero Gentile, di vivere con lei quotidianamente, quasi negli ultimi 10 anni, abbiamo potuto capire la grandezza di questa donna straordinaria, che oltre ad essere una scienziata, era una donna umile, una donna generosa, una donna che voleva aiutare i giovani, soprattutto la sua vita era dedicata ai giovani. E quindi per noi l'idea del nostro direttore scientifico, professor Cherubini, che ringrazio, l'idea di fare questo fumetto sulla vita di Rita Levi Montalcini l'abbiamo subito approvata, l'abbiamo subito sponsorizzata e l'abbiamo realizzata. E ti devo dire, Enrico, che uno dei primi fumetti l'ho regalato a mio figlio Salvatore, di 15 anni. L'ha letto proprio in un baleno.
l'ha portata a scuola e questo libretto andava a Ruba, quindi è segno che avrà un grande successo. Salvatore poi conosceva direttamente la Rita e quindi quando gli ho chiesto: Salvatore, ma che cosa ti è piaciuto di più? Dice: papà, sono rimasto impressionato perché la Rita, dice, già durante la guerra a casa in un laboratorio, insomma, si è portato il microscopio e faceva gli esperimenti a casa sua. Dice: questo per noi è qualcosa di straordinario. Dice: poi io l'ho conosciuta e mi ha detto proprio queste belle parole nei confronti di quello che facevo, della musica, mi ha molto incoraggiato. E i primi due CD, Piero, come ricordi, erano dedicati a Rita Levi Montalcini. Quindi volevo informare tutti voi oggi che finalmente il sogno della Rita Levi Montalcini, ovvero sia di dare una casa permanente, un laboratorio permanente ai propri giovani ricercatori, si sta realizzando. Finalmente, il 27 dicembre scorso, il magnifico rettore, che io ringrazio, Eugenio Gaudio della Sapienza, un uomo che tiene moltissimo, come lui dice, ad avere questo fiore all'occhiello dell'Istituto Rita Levi Montalcini presso la Sapienza, è venuto personalmente a consegnarci i locali. Quindi il 27 dicembre. Il 9 gennaio abbiamo conferito la direzione dei lavori. L'11 gennaio l'Air Control ha cominciato i lavori e dopo 3 mesi questi lavori saranno completati. Questo è l'impegno dell'Università, questo è l'impegno dell'EBRI di fornire veramente una casa, un laboratorio molto attrezzato, molto all'avanguardia ai nostri giovani. Quindi io volevo rinnovare l'invito, ma lo dico a voi per riferire al Presidente Grasso, che noi lo aspettiamo all'inaugurazione. Insieme col Rettore abbiamo pensato di invitare anche il Presidente della Repubblica. Perché? Perché si tratta di un evento storico. Finalmente nel nostro Paese, come è successo per Pasteur a Parigi, come è successo per Max Born a Berlino, come è successo per Max Planck, finalmente avremo un istituto che sarà chiamato Rita Levi Montalcini Institute. E quindi ci auguriamo che anche presso l'istituto, e vogliamo estendere l'invito a tutti i giovani, alle scolaresche, di venire da noi, perché così possono vedere di persona quello che Rita faceva, possono vedere la continuità di risultati che sono risultati straordinari, soprattutto per la terapia della malattia di Alzheimer. E io lascio la parola quindi al professor Cattaneo, il quale è il numero uno, lo dico con la massima franchezza, della ricerca dell'EBRI, è il punto di riferimento, apprezzato non solo in Italia ma in tutte le parti del mondo. Quindi grazie Antonino, ti prego di riferire tu stesso dalla tua voce di questi importanti esperimenti. Grazie a voi. Grazie. Non vorrei parlare dei miei risultati, nonostante l'invito di Pino, anche se questi sono risultati che riguardano l'EBRI, ma vorrei dire, ricordare due semplici cose di Rita. Il lato umano verso i giovani è stato ricordato e l'entusiasmo scientifico. Il Presidente Grasso ha parlato della Levi Montalcini come un uragano di idee e di passione. Ebbene, sono proprio questi due concetti che io vorrei riprendere nel mio brevissimo intervento. Il fumetto alla fine parla di Rita che si rivolge a un gruppo di giovani, a una scolaresca. Bene, queste scolaresche noi le abbiamo viste spesso all'EBRI, come riferirà dopo Cherubini. Ma vorrei ricordare un mio episodio personale di quando ho conosciuto Rita Levi Montalcini nel 1979. Questo è stato uno di quegli eventi che cambiano la vita di una persona. Io ero uno studente di dottorato di ricerca della Scuola Normale, volevo conoscere questa donna scienziata di cui avevo sentito parlare dalla letteratura, era già famosa allora per le sue ricerche.
Mi sono presentato con un mio manoscritto all'Istituto del CNR di Via Romagnosi, di Biologia Cellulare di Via Romagnosi a Roma, vicino a Piazzale Flaminio, dove all'epoca dirigeva, senza un appuntamento, senza essere annunciato, senza essere passato per una segretaria. Sono andato, l'ho trovata in un corridoio, ho visto questa signora elegantissima davanti a una fotocopiatrice che si fotocopiava i suoi volumi. Mi sono presentato in modo molto, appunto, non protocollare. Mi ha aperto la sua porta, è stato un incontro di 3 ore in cui mi ha fatto parlare, mi ha ascoltato, e questo concetto della porta aperta di Rita Levi-Montalcini per i giovani è stata una costante del mio rapporto con Rita ed è stata una costante di quello che io ho potuto vedere in Rita Levi-Montalcini verso tutti i giovani che abbiano bussato alla sua porta. E lei non solo parlava moltissimo delle sue ricerche, dei problemi del mondo, dei problemi personali delle persone, ma soprattutto ascoltava. Questo incontro mi ha cambiato la vita, ho cominciato per qualche anno a lavorare con lei, poi ho fatto la mia indipendente carriera scientifica nel mondo, in Italia, e ho avuto il privilegio, la fortuna di accompagnare Rita nel corso della fondazione dell'Ebri. Nel 2002 Rita ha avuto una di quelle sue idee, lei amava, e dirò poi una cosa di cosa fossero le idee per Rita, e la sua idea di lasciare un istituto sulle neuroscienze fondato da lei per promuovere le ricerche, per promuovere i valori e l'approccio alla ricerca che lei aveva perseguito in una vita. E questa esperienza di costruire questo istituto con Rita, a fianco di Rita Levi-Montalcini, è stata un'esperienza indimenticabile, è stata un'esperienza entusiasmante, dura, irta di difficoltà, che ha visto la Levi-Montalcini in prima fila in molti, molti degli avvenimenti importanti nella storia dell'Ebri. E quindi tutti noi all'Ebri abbiamo la visione di questa donna in trincea, battagliera, e quel microscopio che vedete lì è un microscopio che accompagna un semplice strumento, uno strumento molto molto semplice, ma quel microscopio è stato testimone anche, oltre che di 40 anni di vita scientifica di Rita, è stato anche testimone di una cosa che Rita ha fatto negli ultimi anni. Un giorno, alla fine dell'estate, Rita si presenta, mi telefona alle 7:30 del mattino, mi dice: Antonino, ti devo parlare di un'idea che mi è venuta. Queste sono le idee che la Levi-Montalcini ha coccolato nella propria mente per tutta una vita. E allora, con l'entusiasmo di una ragazzina, mi parla di una nuova idea, di un progetto di ricerca su cui non posso dilungarmi adesso. L'unica cosa che ho potuto fare è stata quella di mettere a disposizione e di parlarne con alcuni dei giovani. C'è Francesca Malerba qui, che ha fatto parte di questo gruppo che veniva chiamato le ragazze di Rita Levi-Montalcini, e con loro quotidianamente ha cominciato un nuovo esperimento, un nuovo progetto, molto centrato attorno a quel microscopio e agli embrioni. Voleva fare l'esperimento alla propria maniera, come lei lo avrebbe fatto quando lei stessa faceva gli esperimenti, utilizzando degli approcci sperimentali che noi in laboratorio non conoscevamo, perché magari adesso si usano altri metodi sperimentali. Lei prendeva le uova, studiava gli embrioni di pollo, ha insegnato ai ragazzi, a Federico, la regina, che lo vedo qui incravattato, non t'ho riconosciuto, scusa. E ha insegnato a questi ragazzi a come dissezionare un embrione sotto quel microscopio, con la poca vista che le rimaneva. Uno dice: ma cosa... Noi abbiamo visto Rita al microscopio a ripercorrere i riflessi motori che lei nella sua memoria visiva ripercorreva, e a insegnare ai ragazzi quali microdissezioni fare con dei ferri semplicissimi per dissezionare un embrione e fare l'esperimento che lei voleva. Questo esperimento è risultato in una pubblicazione sulla rivista americana Proceedings of the National Academy of Science nel 2012. Lei è l'autrice più anziana, non so se è elegante dirlo per una signora, che abbia pubblicato un articolo a proprio nome su questa rivista, ed è un articolo che ha scoperto una nuova proprietà dell'NGF. Quindi questo è il fil rouge che nel nostro ricordo collega la memoria di Rita. E l'ultima cosa che vi voglio dire è questa cosa delle idee e di come Rita coltivasse e nutrisse queste idee. Rita, nelle sue lettere, che sono state pubblicate in un bellissimo libro che è Il Cantico di una Vita, erano lettere che lei scriveva alla famiglia, alla mamma e alla sorella Paola, cara ma, cara pa,
quando era San Luis e coprono il periodo da, più o meno dal, 40, dal 48 agli anni 60. In una lettera da San Luis, in queste lettere mescola questioni scientifiche, come le racconterebbe a una madre, con questioni di vita quotidiana. È un libro affascinante, sono lettere affascinanti, e che io raccomando a tutti i miei studenti, a tutti i giovani, perché sono anche un pezzo di storia della scienza. Lettera del 4 dicembre 49. In questi giorni mi è saltata in mente un'altra idea, ecco le idee. Quindi Rita, le saltano in mente queste idee e ci ragiona intorno. Idea altrettanto e forse anche più importante di quelle che aveva raccontata la madre prima, che promette ampie possibilità di svolgimento, eccetera. Credo che ci siano poche cose al mondo così piacevoli come far nascere delle idee e poi covarle. È questo uno dei lati affascinanti del mio lavoro. Lo si sente sempre un po' come cani da tartufo. E se anche non si trova il tartufo, perché la ricerca è frustrante, c'è in aria l'odore del tartufo, che è molto eccitante. Quindi questa immagine di Rita Levi-Montalcini che ha l'eccitazione, l'entusiasmo di perseguire i risultati della ricerca, che vengano o che non vengano, tutti noi che abbiamo lavorato in laboratorio conosciamo questo sentimento. È quello che porta avanti i giovani ricercatori nel loro lavoro, che è un lavoro faticoso e costante, e ci vuole passione, determinazione e costanza. E questo è riassunto benissimo in queste parole di Rita. E ancora, in una lettera del 61, 15 gennaio, confronta con Paola il lavoro dell'artista con il lavoro della scienziata. A differenza del tuo, Paola, il nostro è un problema pieno di imprevisti, di colpi di fortuna, di esperimenti a vuoto alternati con altri fortunati. In genere questi vengono quando meno li aspettiamo, e l'imprevisto è appunto la parte thrilling del gioco. Ecco l'adrenalina del mondo della ricerca. E Rita ha incarnato questo benissimo, è stata la ragione della sua vita ed è stato la ragione per cui lei ha voluto trasmettere questo suo entusiasmo e creare una casa dove dei giovani ricercatori potessero alimentare questo loro entusiasmo. Noi ci auguriamo che l'EBRI possa continuare ad essere, e faremo del tutto perché lo sia, la casa dei giovani ricercatori. Grazie. Grazie Antonino per queste parole così toccanti. Io lo so, perché Rita, nei tuoi confronti, lo devo dire pubblicamente, avevo un debole. Quando tu arrivavi a casa di Rita Levi-Montalcini, Piero e Pina lo possono testimoniare, lei era sempre eccitata, perché voleva capire che cosa avevi fatto il giorno prima, se avevi seguito le sue indicazioni, quale risultato avevi raggiunto. E quando ha fatto quella scoperta straordinaria del ruolo dell'NGF nell'embrione di pollo, nella rotazione dei somiti, che è una fase essenziale della sopravvivenza, era veramente raggiante, me la ricordo così. Prego il nostro direttore scientifico di illustrare questo fumetto, la tua genialità e la diffusione di questo fumetto che merita. Dunque, qualche parola innanzitutto su come è nata questa idea. Circa 4 anni fa ero in visita all'Istituto Pasteur di Montevideo. L'Istituto Pasteur c'è un istituto in Sud America. E lì mi hanno mostrato un fumetto su Louis Pasteur che era stato ideato per il pubblico che visitava i laboratori. E quindi da lì mi è nata l'idea che, devo dire, come diceva appunto Pino, è stata veramente sostenuta con entusiasmo dai miei colleghi. Perché di fare qualcosa di simile qui da noi, insomma, per sulla vita appunto della Rita, che appunto, come è stato detto, non c'è nemmeno modo di ripeterlo, una donna straordinaria che veramente ha ispirato veramente generazioni di ricercatori e ha dato veramente un contributo determinante allo sviluppo della neurobiologia e delle neuroscienze. Ora, la sceneggiatura si ispira completamente all'Elogio dell'imperfezione, che è la sua autobiografia, che è uscita nel 1986, quindi parecchi anni prima della sua morte. Però le ultime pagine, invece, del fumetto si riferiscono a tempi più recenti e si basano sui nostri ricordi e anche su registrazioni che lei aveva con incontri che aveva con gli studenti quando visitavano l'EBRI. Come ha avuto modo di ricordare il presidente Grasso, la Rita soleva dire appunto che la vita non finisce con la morte, ma quello che resta è quello che trasmetti, no? Il messaggio che lascia agli altri. E praticamente questo opuscolo è stato scritto col linguaggio dei fumetti, che è una forma particolare di comunicazione che i ragazzi amano particolarmente. Vuole far continuare a vivere Rita in mezzo a noi,
e soprattutto in mezzo ai giovani, per trasmettere loro valori, idee, impegno e passione. Quello che abbiamo voluto mettere in risalto è soprattutto la sua tenacia, il coraggio, la libertà intellettuale, tutte doti che le hanno permesso di portare avanti anche in momenti, come è stato detto, molto difficili della sua vita, le sue ricerche che sono poi culminate con la scoperta del fattore di crescita che le ha valso il premio Nobel per la medicina e la fisiologia. Quindi il fumetto, diciamo, ripercorre un po' il periodo dell'infanzia e dell'adolescenza a Torino, caratterizzati da un'educazione di tipo vittoriano, che relegava le ambizioni delle donne quasi esclusivamente al mondo familiare. Poi il periodo buio del regime fascista descrive il desiderio di una donna che, nonostante tutto, vuole sentirsi libera, la tenacia soprattutto di perseguire le sue ricerche anche nella propria casa, dopo il divieto per le leggi razziali di frequentare l'università, l'esperienza drammatica della guerra, racconta il trasferimento poi negli Stati Uniti e il ritorno in Italia. Allora, cosa ne faremo di questo libretto? Questo libretto verrà distribuito gratuitamente nelle scuole, particolarmente in occasione di un evento che è un po' il fiore all'occhiello, diciamo, della Società Italiana di Neuroscienze, cioè abbiamo qui il nostro presidente, il professor Conti, che sono le Olimpiadi delle Neuroscienze. È una competizione internazionale che è promossa appunto dalla Società di Neuroscienze e che mette alla prova gli studenti delle scuole medie superiori sul loro grado di conoscenza delle neuroscienze e che coinvolge anche gli insegnanti ma anche le famiglie, quindi è importante perché c'è questo ritorno anche nelle famiglie. L'EBRI è il, diciamo, coordina questo evento nella Regione Lazio insieme alla Sapienza. E l'anno scorso, quest'anno le iscrizioni non sono ancora finite, ma per darvi qualche numero, si sono iscritti 550 ragazzi da 22 scuole diverse, solo nel Lazio. Quindi questo è un grande, diciamo... Inoltre, sempre nell'ambito della divulgazione scientifica, che da sempre è stata voluta e incoraggiata dalla Rita, questo opuscolo verrà distribuito anche agli studenti e insegnanti che visiteranno i nostri laboratori, speriamo presto alla Sapienza, per partecipare alle nostre attività e assistere a qualche esperimento magari. Siamo profondamente convinti, questo voglio dirlo proprio con convinzione, che comunicare la scienza, creare una cultura dell'innovazione e del sapere, valorizzare il capitale delle conoscenze scientifiche che l'Italia possiede, è uno strumento strategico per la crescita di una nazione e contribuisce a creare quel dialogo indispensabile tra ricerca e società che il nostro Paese ne ha estremamente bisogno. Avvicinare sempre più il mondo della scienza alla società avrà sicuramente un impatto favorevole anche nel mondo della politica, spesso estraneo alla scienza, e ci auguriamo che metta a disposizione sempre nuove risorse per debellare malattie, come abbiamo accennato, ad alto impatto sociale, quali quelle neurodegenerative, l'autismo, l'epilessia, eccetera. Inoltre, tale attività aiuterà i ragazzi, i giovani, a indirizzarli verso carriere scientifiche che li aiutano a aprirsi alle sfide del futuro. Infine voglio fare qualche ringraziamento innanzitutto al Senato della Repubblica, al Presidente Grasso, la Senatrice Cattaneo, il Dottor Toniato e i suoi collaboratori per l'accoglienza che ci hanno dimostrato e la disponibilità dimostrataci per poi alla fine la realizzazione anche di questo evento. Voglio ringraziare gli autori del fumetto, lo sceneggiatore Manfredo Toraldi, il disegnatore Francesco Mobili che è qui presente, che è della scuola, sono dei giovani della Scuola Internazionale di Comics di Iesi, che ha saputo interpretare molto bene, diciamo, questo libro. Ringrazio anche l'Accademia Nazionale dei Lincei per il loro impegno a divulgare il fumetto presso le scuole e la Dana Foundation, che è un'erogazione filantropica, cui aderiscono più di 200 scienziati, tra cui i 5 Nobel, che provenienti da 32 paesi diversi per il sostegno economico. Ed infine un ringraziamento proprio del tutto particolare a Francesca Malerba e Pila Moliterno che hanno condiviso con me questi quasi 2 anni di percorso. Grazie. Grazie direttore Cherubini. Fondamentalmente questa iniziativa si iscrive nell'ambito di quelle iniziative che l'EBRI sta assumendo per ricordare la Rita Levi Montalcini nel 30° anniversario dal conferimento del premio Nobel. Premio Nobel che ha avuto nell'86, quindi l'anno scorso abbiamo cominciato diversi eventi e anche questo evento va inquadrato in quell'ambito. Naturalmente, se ci sono domande sul fumetto, se ci sono sensazioni, feelings, idee, insomma, il professor Cherubini è disponibile a rispondere
o se ci sono delle domande da parte di giornalisti che vogliono sapere qualcosa di più dei libri, noi siamo pronti a rispondere. Grazie. Silenzio vuol dire che tutto è chiaro. Vi ringrazio moltissimo. Ringraziamo il presidente Grasso, ringraziamo il senatore Romano, gli altri amici senatori. Io ho avuto il piacere di stare oltre un anno qui al Senato e quindi ho un ricordo bellissimo di leggi, di emendamenti, insomma è stata qualcosa, un'esperienza straordinaria. Quindi vi ringrazio molto. Ciao.